Non abbiamo fretta, aspettiamo anche le prime valutazioni di Auteri. Così ai nostri microfoni ieri il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, riflessioni fatte dopo l'ok del Napoli per la doppia operazione Dursi-Ferrari che dà una decisa impronta al nuovo attacco biancazzurro. Eppure la società continua a lavorare per consegnare ulteriori pedine al tecnico siracusano. Carlo De Risio resta un obiettivo importante perché è giocatore che conosce benissimo i principi di gioco di Auteri, essendo stato più volte le sue dipendenze a Catanzaro e Bari. De Risio ha ancora un anno di contratto con il club della famiglia De Laurentiis e sta trattando con il suo agente la risoluzione prima di poter firmare col Pescara. Il suo arrivo comporta l'uscita di un big nel reparto, il principale indiziato è Valdifiori, sulla carta poco adatto al centrocampo di Auteri. Busellato rientra nei piani del Pescara ma potrebbe essere attratto da eventuali offerte della B. Non tornerà a Pescara Daniele De Sena, che due giorni fa ha firmato con la Virtus Entella e ieri sera ha pubblicato sui social un post criptico che sembrava avere come destinatario il Pescara e il presidente Sebastiani. Nel calcio, ha scritto De Sena, una stretta di mano oppure una parola data dovrebbero essere sempre rispettate. Ringrazio i tifosi del Pescara ed i miei ex compagni di squadra per come mi hanno accolto e fatto sentire importante. Nelle ultime ore poi per l'attacco sta tornando in auge il profilo del centravanti Matteo Brunori, lo scorso anno in prestito all'Entella ma di proprietà della Juventus. Per lui si tratterebbe di un ritorno dopo l'esperienza tutt'altro che positiva nella prima parte della stagione 2019-2020 nella quale non riuscì a ingranare. Nel gennaio 2020 il Pescara ne perfezionò l'acquisto a titolo definitivo dal Parma per poi cederlo sempre in via definitiva alla Juventus come contropartita del cartellino di Edoardo Masciangelo. Brunori, nato in Brasile ma di nazionalità italiana, cerca la stagione del rilancio dopo le ultime due annate opache, lui che si era messo ben in evidenza in C con l'Arezzo. Sempre per l'attacco resta da monitorare l'esterno Giuseppe Panico, che a breve potrebbe usufruire dello svincolo d'ufficio per la mancata iscrizione in C del Novara. Panico che nelle ultime due stagioni ha fatto intravedere qualcosa del suo talento dopo la brutta parentesi di Teramo, dove era apparso svogliato e senza mordente. Sabato intanto, prima uscita stagionale per i biancazzurri, che al campo Gli Angeli di Palena affronteranno lo Spoltore, squadra del campionato di eccellenza. Nel rispetto della normativa anti-Covid sarà consentito l'accesso a 300 tifosi, costo unico del biglietto 5 euro. In serata, sempre sabato, ci sarà la presentazione della squadra nella piazza di Largo San Francesco.